purtroppo, come abbiamo detto, stiamo iniziando a fare una pettatura importante per verificare lo stato di salute, e come vede sono quasi tutti bucati i tronchi. Dovremo sicuramente poi nel tempo procedere all'abbattimento e alla sostituzione, ovviamente. Quindi proseguiamo, un intervento importante, però cerchiamo prima di tutto di garantire la sicurezza. Quindi se gli alberi sono malati, intanto riduciamo l'alberatura, il peso sul tronco, e quindi cerchiamo di metterli in sicurezza. Ovviamente dopo, con una verifica ancora più attenta, capiremo quale dobbiamo abbattere, ma probabilmente questi saranno quasi, c'è la necessità di dover procedere all'abbattimento di quasi tutti gli alberi e poi alla sostituzione, che avverrà in maniera graduale. Poi si andrà avanti, si proseguirà lungo Viale Bovio, quelli oltre 100 anni i platani difficilmente si salveranno, la sensazione è questa. Purtroppo da quello che si vede, quello che ne sta venendo fuori, ovviamente adesso faremo fare un'analisi più attenta dagli agronomi, però ecco, da quello che si vede sono tutti tronchi che presentano dei fori, e quindi è anche dal colore, probabilmente questi gli alberi, diciamo che hanno una certa età, sono tutti ammalorati. È vero, dobbiamo entrare anche nell'ordine che le alberature, come tutte le cose, hanno inizio e fine vita, e quindi questo si risconda anche in queste piante, che però sono purtroppo malate di cancro colorato, che è una malattia tipica del platano. Però ecco, con grande dispiacere, quando si va ad abbattere un albero non fa piacere a nessuno. Ovviamente noi poi, se andiamo ad abbattere, provvederemo alla sostituzione.